Allora, giovani amici di Facebook, nuovo pacco di Amazon appena arrivato, spero che sia quello che immagino, e cioè il nuovissimo Amazon Fire Tablet da 7 pollici e soprattutto da 60 euro, nuovo prezzone, nuovo tablet super economico di Amazon. L'ho preordinato appena disponibile e quindi diciamo l'ordine è andato su al day one, e infatti è lui, e mi è arrivato questa mattina. Allora, a parte la scatola di Amazon, che evidentemente è la solita, lo vediamo questo tablet in questo packaging stranissimo, quasi un sacchetto. È famosa l'offerta online, che ne puoi comprare 6 e uno è gratuito, un po' come se fossero birre, no? Quindi vado a spacchettare sta roba. Come vi dicevo, il nuovo tablet super economico di Amazon può essere molto interessante, soprattutto visto il prezzo. Ribadisco, 59,99 centesimi, 60 euro spedito se avete anche Prime come me, quindi con 60 euro vi portate a casa un tablet. Vi faccio vedere il packaging, che è veramente molto particolare. Ci sono le caratteristiche tecniche principali, quindi schermo da 7 pollici, la risoluzione è 1024x600, quindi 600x1024. Si torna un po' al passato, ma comunque non ho dubbi che andrà più che bene per un uso basico, diciamo, del tablet. Chiaramente wifi on board, niente 3G, 8 giga di memoria interna, ma c'è la schedina SD, da quanto capite supporta fino a 128 GB. Processore quad core da 1,3 GHz. Camera frontale e anche retro, entrambi da 2 megapixel, saranno sicuramente imbarazzanti, ma vabbè, ci sono. Secondo me potevano tranquillamente mettere unicamente una camera frontale un po' più decente. E micro SD up to 128 GB, l'ho appena detto. Poi vi dico anche il resto delle caratteristiche tecniche che non sono riportate qui. Sono vari minchiati in varie lingue. Vado a aprirlo come va aperto, cioè così. E qua vediamo, c'è una linguetta, si tira fuori. È molto particolare questo packaging, davvero, stranissimo, bello questo arancione, tra l'altro. Me lo metto qui dietro. E è venuto fuori questo altro, diciamo, pacchettino, che comprende sia il tablet vero e proprio, sia un cavo USB micro USB classico, e anche l'alimentatore, un particolare bicolor, carino molto. USB da una parte, chiaramente presa standard europea dall'altra, bianca, nera. Vediamo se riesco a leggere le caratteristiche tecniche, ve le dico subito. Output 5 volt 1 ampere, ovviamente, quindi un singolo ampere non si leggerà mai in camera, ve lo metto lo stesso. Comunque fidatevi di me, 1 ampere, quindi chiaramente il classico alimentatore economico. Stiamo parlando di un tablet da 60 euro, mi aspettavo magari che neanche ci fosse alimentatore. Tiro fuori dalla sua plastichina questo tablet particolare. Mi ricorda molto il secondo Nexus 7, intendo, quello del, cos'era, il 2013. Il retro è in stile Amazon ormai, quindi l'abbiamo visto nei vari Kindle, è questo nero opaco con il logo Amazon invece in lucido. In basso c'è la singola cassa presente su questo tablet, qui si dovrebbe vedere meglio. Qui c'è la camera retro da 2 megapixel, ripeto. Sopra, tolgo la scatola che mi urta. Sono anche delle istruzioni da farvi vedere, poi le tengo per dopo. Sopra, dicevo, c'è il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, stranamente posizionato sopra, potrebbe anche essere forse comodo, e anche tutto praticamente è sopra, quindi la porta micro USB e la presa per le cuffie, oltre che immagino questo sia il microfono. Sotto non c'è nulla, ai lati. Non c'è nulla se non questa, che è la porta per la micro USB, micro SD, spero che si veda, e sulla parte opposta nulla. Quindi tutte le porte sono su il sopra del dispositivo, diciamo. Potrebbe essere anche comodo. A destra il power e a sinistra il volume. Vediamo, proviamo subito ad accenderlo insieme.
essendo un dispositivo Amazon, dovrebbe arrivare anche già bello che loggato dentro al mio utente di Amazon. È la grande comodità, come avviene sui Kindle, diciamo, gli e-reader per la lettura. Questo invece è un tablet che, oltre che per la lettura, che chiaramente andrà più che bene per un utilizzo base, è pensato anche per l'utilizzo dei multimedia, diciamo, che distribuisce Amazon, quindi serie TV, film, eccetera, musica. Oltre che navigare e fare tutte le cose che si fanno normalmente con un tablet. Allora, è molto scuro, non credo che si veda praticamente nulla da voi. Mi sta chiedendo la lingua. Mettiamolo in italiano. Facciamo questa roba. Sotto, volendo, si potevano impostare anche i tasti. E la grandezza dei tasti. Poi mi chiede una wifi. Entro subito al volo. Se mi ricordo la password. Vediamo se riesce a entrare. Si vede nulla, praticamente niente a schermo. È molto molto scuro in questo momento lo schermo, non so quanto è luminoso, non ho modo di impostarlo in questo momento. Sta, diciamo, impostando per la prima volta l'account. Non so se notate dove inizia lo schermo, ecco così, se volete così, vedete bene quanto sono grandi i bordi, diciamo, attorno a schermo. Ci sta un ditone intero. È uno schermo, vi ripeto, da 7 pollici. Aggiornamento software, addirittura adesso mi chiede, magari adesso qui taglio e ci rivediamo tra un secondo. Ecco, ok, ho aggiornato il firmware già, ci ha messo boh, un quarto d'ora, ci ha messo abbastanza in realtà dopo che l'ha scaricato, però insomma è normale, ha aggiornato tutte le applicazioni, bla bla bla. E poi mi ha, diciamo, fatto il primissimo avvio dove ti chiede il fuso orario, se sono Antonio Moro, quindi è già impostato come immaginavo con il mio account di Amazon. Ti chiede semplicemente conferma se sei tu o no, e ti chiede di collegare eventualmente degli account social come Twitter o Facebook per poi condividere il tuo avanzamento di lettura, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso c'è il classico tutorial. Come vedete, lo schermo è ancora molto scuro. Non sono ancora riuscito a modificare la luminosità. Adesso non sto a farmi tutto il pippone di tutorial. Scorrere bla bla, eccetera, eccetera. Chiaramente, se avete già visto dei tablet Amazon, conoscerete un po' questa interfaccia proprietaria. Ce la posso far uscire da questo tutorial, volevo solamente far vedere la prima schermata, ha una luminosità decente. Sì, bla bla bla, barra di navigazione, ci sono vari elementi, basta che vi andate a guardare una qualunque, ecco, recensione, mettiamola al massimo, ecco, già molto meglio. Beh, niente male in realtà, lo schermo pensavo molto peggio, ma proprio molto peggio, pensavo fosse la classica cinesata, anzi, non pensavo, speravo proprio che fosse così, però avevo veramente il timore che la qualità fosse pessima, invece mi sembra abbastanza fluido nell'uso. Qui sto scorrendo, questo è il negozio che ancora non si è caricato, la libreria giochi è vuota, video non ne ho. Libri ne ho in quantità, in realtà comprati su Amazon. In particolare adesso sto leggendo The Martian, ma boh, vabbè, comunque, in più c'è questa home con, diciamo, tutte le app utilizzate e questa schermata recente che riassume un po' l'utilizzo che ne fate mentre lo fate. C'è il multitasking, chiaramente, come in Android, c'è il tasto back, ci sono i tasti soft touch in basso come Android di Google. Chiaramente su questo tablet, essendo un tablet di Amazon, non c'è l'App Store di Google, c'è l'App Store di Amazon, che è poi l'App Shop. Ci girano app comunque Android compatibili, vanno semplicemente, diciamo, va fatto lo sforzo da parte dello sviluppatore di non svilupparle anche per Amazon, semplicemente convertirle e caricarle sull'app shop di Amazon per renderle disponibili. Ce ne sono in realtà molte. Adesso, per esempio, adesso vedo qui subito Spotify, eccetera, e girano decentemente. Alla fine questo no, non è altro che, diciamo, un fork di Android rifatto da Amazon con un proprio store per la distribuzione delle app, ecc, ecc, ecc.
E la domanda ovviamente che sorge spontanea è: ma vale la pena spendere 60 euro per questo tablet super economico? La risposta non ve la posso dare adesso perché l'ho letteralmente appena spacchettato. Lo utilizzerò nelle prossime settimane, poi farò una recensione approfondita che troverete ovviamente come al solito su Lega Nerd. Così di primo acchito a me sinceramente pare di sì. Provo ad aprire il browser Silk di Amazon, vediamo, Silk ha un nuovo look, bla bla bla, proviamo a aprire Repubblica, classico test che si fa in questi casi, Repubblica.it, a me sembra molto reattivo mentre lo utilizzo, mi sembra che è veloce, vedete che ha caricato velocemente, vediamo anche il sito, vediamo se è qua come immagino, esatto, richiedi sito desktop, così proprio lo ammazziamo. Sta caricando. Beh, insomma, mi sembra che sia più che fluido. Sta ancora caricando la pagina, tra l'altro, per cui non ha neanche finito, ma mi sembra assolutamente più che utilizzabile. E ripeto, adesso parti i cookie che mi hanno incasinato. E ripeto, stiamo parlando di un tablet da 60 euro, cioè spedito, cioè un prezzo folle. Il prezzo classico da cinesata che compri su Tiny Deal o AliExpress, insomma su quei portali lì, ti arriva, non va un cazzo. C'ha Android 2.1, lo schermo è una merda. L'hai pagato 50 euro, ma in realtà non lo utilizzi. Questo l'hai pagato 60 euro. Ha uno schermo, mi sembra più che decente. Chiaramente, non siamo più abituati a vedere noi pixel, per cui in questo che è un 1024x600, se avvicinate molto lo sguardo notate un po' il pixel sui font. Questo magari darà un po' più fastidio nella lettura dei libri, però in realtà su uno schermo così grande non è così sto gran problema. Provo a scaricare al volo un libro, vediamo se ce la fa. Proprio volevo solamente farvi vedere la visualizzazione di un libro, molto lento adesso, ma questo è un problema della nostra rete qui locale che oggi veramente non ne vuole sapere. Dai, forza, alla fine un libro sarà 2 mega. E insomma, stavo dicendo, a me sembra in realtà molto fluido. Lo schermo è piccolo, chiaramente, un 7 pollici. Il tablet in sé è grande, a me sembra veramente grande quanto mi ricorda tantissimo il Nexus 7 2013, quello bello per intenderci, quello tutto nero, anche esteticamente. Dietro è un po' meno. Qui chiaramente le ditate rimarranno forever, però è un po' meno, come si dice, è sempre opaco, ma non ha molto grip. In realtà sicuramente di più di una superficie lucida, quindi non va male, intendiamoci. È disponibile solamente in nero questo tablet, ha ben due camere, una frontale e una sul retro, ambedue da 2 megapixel, non sto neanche a provarle, faranno veramente schifissimo, non ho alcun dubbio. Provo ad aprirla al volo. Proprio non ho nessun dubbio che farà schifo. Sì. Non c'è. Beh, c'è il tap to focus, scatta le foto, insomma, fa quello che deve fare. È più interessante chiaramente la camera frontale. La camera frontale è per fare eventualmente, insomma, chiamate Skype o roba del genere. Vediamo se mi ha scaricato il libro. Nel frattempo è già ben a metà. Lo store in questo momento non carica, ma veramente io ho una connessione di merda. C'è questa ricerca molto comoda e c'è musica anche qui, però io non ho nulla. Io sul mio account di Amazon ho sempre solo comprato libri, come vedete qui ce ne sono vari. Ne ho molti altri in realtà che sta scaricando molto lentamente ora. Che altro dire? Faccio proprio un recap finale: 7 pollici 600 x 1024 ha dentro un quad core da 1,3 GHz che mi sembra che faccia girare il tutto più che bene. Guardate il multitasking, torno al browser, vediamo esatto, ricarica la pagina, scorre la pagina, secondo me sta girando bene. Provo ad aprire un po' di app a caso, l'app shop, libri, Amazon Musica, boh.
sembra che vada benino, poi devo ancora scaricare tutto, è veramente super pulito. È disponibile solamente in nero, mentre se avete visto la versione da 6 pollici, sempre economica da 99 euro, è disponibile in vari colori, sono anche molto belli. Ha solamente 8 GB interni, ma ha la possibilità di espanderlo con questa porta qui presente dove ci va una microSD. Ci ho già messo 32 GB e testerò il funzionamento. Supporta fino a 128 GB, quindi in realtà potete veramente riempirlo di roba e usarlo un po' come, diciamo, multimedia viewer avanzato, che è quello che vuole poi che facciate Amazon, no? Sia per i propri contenuti, di cui tra l'altro avete spazio infinito sul cloud di Amazon, quindi ovviamente potete comprare quanta musica e quanti video volete e li avrete sempre in cloud su Amazon gratuitamente, musica, video, film, serie TV, libri, eccetera. 8 GB interni, dicevo, espandibile fino a 128 GB con la schedina microSD. Amazon dichiara 7 ore di autonomia per questo tablet con un uso normale, vuol dire tutto e niente, lo testerò e lo verificherò. Pesa 313 grammi, abbastanza, in realtà non è pesantissimo, però insomma, siamo abituati ai nuovi tablet super leggeri, questo nonostante sia non troppo grande, pesucchia 313 grammi. È 191x115x 10,6 mm, quindi non è enorme, è abbastanza spesso, ma in realtà questo lo rende anche più comodo da impugnare anche con una mano sola. I bordi ai lati dello schermo sono molto grandi, quindi si impugna tranquillamente anche con una mano sola. Sta per finire nel frattempo il mio benedetto libro, The Martian, che è evidentemente l'ebook più pesante della storia. E ha solamente il wifi come collegamento, chiaramente si chiama Amazon Fire Tablet o Amazon Fire e basta, costa 59,99 centesimi e lo trovate già disponibile su Amazon, quindi con 60 euro vi portate a casa un tablet da 7 pollici che non è un tablet Android, o perlomeno ci gira sopra una versione di Android fatta da Amazon che però quindi non comprende, diciamo, le applicazioni standard e, diciamo, sia di Google che in certi casi di terze parti, e soprattutto non comprende il Play Store di Google, che quindi dà accesso a tutte quante le possibili applicazioni di Android. Comprende invece questo no, App Shop di Amazon, che ha buona parte delle applicazioni, ma non tutte quante. Se il vostro utilizzo è un utilizzo basico, quindi internet, la posta e consumare media, magari legate molto a Amazon, ecco che ce l'ha fatta, allora direi che va più che bene. Se siete dei super smanettoni, uscirà anche il modo di, diciamo, installare qui Android pulito, senz'altro, quindi magari può avere senso spendere 60 euro e diciamo fare il root e installarci sopra una ROM pulita con Android e basta, e quindi avere il Play Store e avere fondamentalmente un tablet Android da 7 pollici pulito. Anche senza fare questo, in realtà con le applicazioni base, secondo me per gli utilizzi standard può più che andare bene. Ma ripeto, aspetterò di averlo utilizzato per un po' di tempo. Vi faccio vedere al volo quindi il libro, senza perdere il segno, perché è quello che sto leggendo in questo momento. Direi che si legge più che bene, senza problemi, anche se ha solamente, tra virgolette, 171 ppi questo schermo, quindi non è super definito. Si torna un po' a 5-6 anni fa, quando ancora non c'erano gli schermi Retina, ma non è sta roba orribile. Soprattutto, lo ripeto per l'ultima volta, se volete spendere solamente 60 euro per un tablet, secondo me mi sembra una scelta sensata. Se vi è piaciuto questo video, questa mini unboxing recensione, fate like, shareate ai vostri amici, e se volete comprare questo o altri prodotti Amazon, fatemi la cortesia di usare il link che è nella descrizione qui sotto. Ciao ragazzi, al prossimo Incauto Unboxing.